Buonasera, ancora qua, ci ritroviamo dopo qualche giorno. Adesso questa sera riprendo io per 3 serate, quindi questa sera cerco di portare sempre delle persone che conosco bene. E in questo caso c'è Alessandro Chiesi, che è un caro amico da molti anni, di Parma, con cui stiamo facendo delle belle cose, e allora volevo un po' condividerle con tutti noi. Eccolo qua. Ciao Alessandro. Ce la facciamo. Buonasera. Buonasera. Allora, stavo cercando di raccontare un po' come nasce l'idea di questo incontro, che quindi ci conosciamo da parecchi anni. E volevo la caratteristica di questi talk che abbiamo alla sera è proprio quella di portare dei personaggi che conosco molto bene, in modo che possiamo anche fare dei ragionamenti anche un po' più personali. Quindi ti Grazie volevo chiedere. per il personaggio. Beh, sei un personaggio, comunque, perché in particolare nella nostra provincia avete fatto cose molto belle sia come azienda, ma anche poi ne parleremo come Parma io ci sto. Però la mia domanda iniziale è sempre quella, cioè tu Alessandro, come stai vivendo questo momento? Com'è la tua giornata? Cosa fai? Ti alzi al mattino alle 10 o ti alzi al mattino alle 6? Come vivi questo periodo? Stamattina mi sono alzato alle 6, più alle 6 che alle 10, con un signorino alto 80 centimetri che mi tirava i calci nella schiena, che è nostro nipote che si è trasferito qua perché la sua mamma non ne poteva più. No, io sono a casa, ormai sono a casa da 6 settimane buone. In realtà però lavoro. Le mie 10 ore al giorno, come se non, perché abbiamo continuato, la nostra azienda in particolare ha avuto la fortuna e anche ha dovuto continuare a lavorare, deve continuare a lavorare per garantire. Noi, lo dico per gli altri, facciamo farmaci, quindi non possiamo far mancare i trattamenti ai pazienti, e quindi abbiamo continuato a lavorare, e devo dire che funziona. Cioè no, fino a 2 mesi fa si parlava, anzi, stavamo lavorando su dei progetti di smart working, eccetera. Eccoci qua, adesso siamo in più di 1.000 persone a Parma in smart working, e funziona. In effetti questo qui l'ho letto da parecchie parti, no? Cioè, chi è che sta portando la digital transformation nelle aziende? Dice, ma è il CEO, è il CFO. In realtà è il Covid che sta portando la digital transformation. La business transformation, l'agente che del cambiamento, no? È così, veramente ci ha cambiato la vita. Io sono, ripeto, sono qui con la mia famiglia, finalmente dopo il primo paio di settimane in cui avevamo un paio di figli sparsi per il mondo, che abbiamo lottato per far rientrare o non far rientrare, no? Ma poi siamo qua, e davvero vedo anche per loro. E oltre che per me e i colleghi dell'azienda, è cambiato tutto. Cioè, appunto, loro si trovano a fare i conti, chi con un anno scolastico che non finisce, chi con i corsi dell'università, gli esami da dare o anche da far dare. Abbiamo una figlia che fa a Milano, e un'università di legge, ti puoi immaginare, no? A livello della preparazione tecnologica, e però si fa. Come è cambiato il rapporto tuo di Alessandro con tua moglie, con i tuoi figli? È cambiato qualcosa in questa costrizione? Di solo le cose belle, Non ci siamo ancora picchiati, e solo uno è semi scappato, no? Beh, è cambiato sicuramente qualcosa, perché da essere fuori quasi tutto il giorno, e poi magari sei in giro e quindi manchi per delle giornate, all'essere qua, cioè 2 mesi così, a contatto
ora per ora, giorno per giorno, io non ricordo veramente di averli mai fatti e quindi abbiamo. Intanto riscopri delle cose, alcune belle, alcune anche un po' saltano fuori delle cose, insomma, anche un po' difficili. Parli di più, fai delle cose insieme che devo dire io, poi c'è chi è più bravo, bravo, ma io non, magari non faccio. Parli, discuti, pensi, c'è più tempo per, no, per stare lì, ci siamo ritrovati, sembrano cose banali, però al giorno d'oggi non lo sono più, no? Passare 2 o 3 ore a tavola, vabbè, nel weekend, non nei giorni normali, e così, fare delle chiacchiere dalle cose più stupide alle cose invece, no, importanti. E poi ogni tanto si litiga, ogni tanto qualcuno piange, sono tante cose che non fanno parte della vita normale, devo dire. Sì, in effetti, tra l'altro, poi adesso andiamo un po' più sull'azienda, quindi tu dirigi la Region Europe della Chiesi Farmaceutici, giusto? Appena cambiato lavoro, appena. Hai appena cambiato lavoro. Cambiato lavoro. Adesso dalla Region Europe sono passato a tutto il mondo per la parte di attività che non riguarda le malattie rare, per cui abbiamo creato una business unit specifica, perché è un business model diverso e ha bisogno di focalizzazione. E di investimenti diversi, perché chiaramente le malattie rare non puoi dividere la ricerca su dei numeri importanti, insomma. Perfetto, tant'è che guarda caso la prima volta che nella nostra azienda abbiamo messo la ricerca insieme alla parte commerciale, cioè tutta la catena del valore e il ciclo di vita del prodotto è all'interno di un'unica organizzazione, perché lì non c'è il momento della ricerca, il momento dello sviluppo, il momento della commercializzazione, è un tutt'uno, anche perché parli con un numero di pazienti che a volte conti sulle dita di 2 mani, quindi, problemi diventano più interessanti. Più grandi. E poi tu vivi anche questo rapporto tra proprietà dell'azienda, Chiesi Farmaceutici, tu ti chiami Alessandro Chiesi, e il ruolo manageriale. Quindi come vivi questo ambito? Si riesce a dividere bene? Come lo vivi? Ci sono i famosi cappelli, ne hai più di uno, è sicuramente difficile, è sfidante, può essere, credo che tu lo sappia bene, uno dei segreti del successo di un'azienda, che resta a proprietà familiare, ma che al tempo stesso cresce e quindi si managerializza. E vuole anzi dare spazio, essere attrattiva per i talenti, no? Farli crescere, farli portarli a posizioni di vertice, e quindi devi trovare il modo di davvero partecipare, ai diversi momenti cambiando il cappello, ma non cambiando il cappello, veramente con l'approccio giusto, le persone, e rendendoti conto di una cosa che tu poi puoi anche farlo molto bene, no? Dentro dici: guarda, sto gestendo bene, adesso sto giocando quel ruolo, adesso sto giocando quell'altro, ma dall'altra parte sei sempre la stessa persona, quindi bisogna avere anche consapevolezza, appunto, che poi devi adattare il tutto comunque a una realtà in cui le persone ti vedono, ti percepiscono e considerano quello che dici, a prescindere dal cappello, alla fine. Per il cognome che porti. E quindi è molto importante stare attenti. Poi, tra l'altro, voi avete fatto anche la scelta di prendere un amministratore delegato esterno, È il mio fuori dalla capo. famiglia, che è il tuo capo. Però, no, quando con un cappello è il mio capo, con l'altro è viceversa. Quando sei poi in consiglio d'amministrazione, lui deve rispondere a te, come a tutti i membri del consiglio. Quindi
È un ruolo duplice non banale. Però devo dire che abbiamo trovato un modo, anche grazie, credo grazie a tutti, assolutamente, fino adesso abbiamo trovato un modo per farlo funzionare e insomma, se alla fine è vero che le persone fanno la differenza, i risultati ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta anche da quel punto di vista. Bisogna darsi delle regole e poi bisogna anche tener conto di come evolve l'azienda, no? Per cui quello che era fattibile in un certo modo quando con la generazione, oggi siamo alla terza generazione in azienda, e quello che era fattibile con la seconda generazione, che sono mio padre e mio zio per capirci, e che sono ancora in azienda, ancorché ormai con ruoli non più pienamente operativi, ma comunque ci sono assolutamente, non è più fattibile con la G3, con la generazione 3, scusami, e ancor meno dovrà essere, lo stiamo facendo, regolato in maniera diversa per chi verrà dopo. Davvero non è detto che entri in azienda in maniera operativa, ma che al tempo stesso dovrà averci a che fare, se vorremo, e fino a quando valuteremo che sia giusto per l'azienda e per la famiglia che resti questo rapporto. Dacci un po' di numeri della tua azienda, perché per chi non la conosce, tra l'altro avete fatto una crescita esponenziale negli ultimi anni, quindi con i fatturati, il numero di persone, quante persone avete nella ricerca, che è un numero importante. Sì, assolutamente. Dunque, l'anno scorso abbiamo sfiorato, ci mancava, comunque di fatto abbiamo chiuso a 2 miliardi di fatturato, con una crescita importante a doppia cifra, come si dice, che nel nostro settore, specialmente per un'azienda che è ancora molto focalizzata sull'Europa, non è banale. Veniamo da un periodo di crescita importante, ci eravamo dati l'obiettivo 5 anni fa. Il nostro obiettivo strategico in 5 anni era di raggiungere 2 miliardi, quindi abbiamo così raggiunto quello che ci eravamo prefissi. Siamo presenti direttamente con le nostre operazioni commerciali in 30 paesi, tutta Europa, gli Stati Uniti, la Cina, il Brasile, i maggiori mercati mondiali, tranne il Giappone, dei grandi, ma anche il Giappone. Abbiamo appena aperto una filiale in Australia, tra l'altro. Il nostro core, abbiamo circa 6.000 persone nel mondo, di queste poco meno di 2.000 sono in Italia e del totale delle 6.000 più del 10%, perché sono più di 700, lavorano nell'ambito della ricerca e sviluppo. E il grosso delle attività di ricerca e sviluppo è fatto in Italia, a Parma, abbiamo un centro di ricerca importante. Però in realtà abbiamo ormai dei centri specializzati un po' in giro per il mondo, in Europa, in Inghilterra, in Francia, nei paesi nordici, un'unità negli Stati Uniti. Sempre di più andiamo a cercare, tu ce lo insegni, no? Le competenze da un lato e l'innovazione, le idee dall'altro, dove sono. E quindi devi metterti in condizioni di farlo. E siamo molto focalizzati perché, avendo fatto la scelta di basare lo sviluppo sulla nostra ricerca interna, evidentemente nel nostro settore gli investimenti necessari sono molto alti, quindi noi investiamo circa il 20%, 20-22%, dipende dagli anni, del nostro fatturato in ricerca e sviluppo ogni anno, e con questo però restiamo un nano. Quindi in un mondo di giganti, e quindi ci siamo molto focalizzati. Sono molto lunghe le vostre ricerche, sono molto lunghe nel tempo. Rischiose, sono lunghe assolutamente, quanto ci vuole? Ancora più di 10 anni, tra i 10 e i 15 anni, per passare da una molecola che viene, parlo di molecola, poi oggi la cosa è più complessa, ma insomma, che viene scoperta, e che fa poi tutto il percorso fino appunto a raggiungere il paziente tra virgolette commerciale. E l'altra cosa, appunto, dicevo rischiosa, perché quella molecola una arrivi al paziente, devono essere scoperte all'inizio della catena 10.000.
no, che poi si perdono lungo la strada nelle varie fasi. Noi facciamo respiratorio, l'hai detto prima, malattie respiratorie, la neonatologia è molto importante, i bambini, in particolare i bambini nati prematuri, e poi più recentemente siamo entrati nel settore delle malattie rare, che sono quelle malattie che colpiscono davvero numeri, sono spesso orfane, cioè non, senza nessun tipo di trattamento disponibile e peraltro molto, molto poco conosciute, pochissimi pazienti che. Poi tra l'altro avete anche una startup a Modena per la ricostruzione dei tessuti, no? E abbiamo alcuni anni fa abbiamo intrapreso questa avventura, sì, tra l'altro nata e sviluppata attraverso una collaborazione con l'Università di Modena Reggio, si chiama Holostem, che è una società che è specializzata nello sviluppare, appunto, non si parla più solo di molecole, trattamenti basati sull'utilizzo di cellule staminali, cioè quelle cellule che non sono ancora, come dire, specializzate, quindi possono essere sviluppate in cellule di vari tipi, cellule staminali autologhe, cioè proprie del paziente, che vengono prese, fatte crescere in laboratorio e poi rimpiantate. Già sul mercato un trattamento per rimpiantare le cellule della cornea e hanno in sviluppo, per esempio, dei trattamenti per l'epidermiolisi bullosa. Non so, li chiamano i bambini farfalla, quei bambini a cui di fatto manca l'epidermide. È una cosa tremenda perché tu immagina di vedere una persona, tra virgolette, scorticata nei casi più gravi. E per i quali ci sono davvero poche cose da fare, e quindi appunto situazioni molto difficili. Ecco, poi avete non è semplice, sì. E poi avete un'altra particolarità come azienda che io ho la fortuna di conoscere, quindi vi frequento abbastanza spesso, che siete diventati una B Corp, quindi una società benefit per il discorso della sostenibilità. Ecco, cosa vuol dire perché avete fatto questa scelta? Cosa vuol dire essere B Corp? Allora, la scelta viene da lontano, nel senso che sono i valori dell'azienda e quindi, se vogliamo, anche i valori della famiglia Monte, che sono sempre stati improntati a mettere al centro le persone. E questo poi ha avuto un'evoluzione, nel senso che da lì è nata la consapevolezza lo chiamiamo ruolo sociale dell'azienda, siamo un abitante del mondo e quindi non possiamo banalmente pensare solo al profitto e non possiamo neanche pensare al profitto e poi magari a ridistribuirne una parte anche al di fuori degli azionisti. Davvero è il ruolo, no? Quello che può fare la differenza è il ruolo dell'azienda come attore economico, che però ha un approccio nel modo di fare le cose che tiene conto non solo del profitto, non solo dell'interesse dell'azionista, ma anche dell'interesse della società e dell'interesse dell'ambiente. E da lì è nata l'idea, quindi prima di trasformarci in società benefit in Italia. L'Italia insieme agli Stati Uniti sono i primi due paesi al mondo che hanno previsto nella loro legislazione proprio la fattispecie della società per azioni benefit, che quindi appunto unisce al perseguimento dell'utile economico anche il perseguimento dell'interesse sociale. E il secondo passo, parallelo a questo, ci siamo certificati B Corp. In parte sono sovrapponibili, di fatto la certificazione B Corp ti permette di misurarti, cioè dice se tu vuoi agire in questo modo
stai facendo le cose bene, a che punto sei in tutti i tuoi processi, in tutti i tuoi, nella tua organizzazione, nel modo in cui fai le cose, nel modo in cui lavori con i tuoi partner, i tuoi fornitori, i tuoi clienti, gli stakeholder, ti permette di misurarti, cioè è proprio un assessment molto, molto profondo. Che ti dà però poi l'opportunità anche di definire un piano di miglioramento. Noi l'abbiamo fatto per la prima volta l'anno scorso, siamo stati certificati, siamo diventati tra l'altro l'azienda più grande azienda europea certificata B Corp in questo momento e la prima azienda farmaceutica internazionale nel mondo. Quindi insomma, una cosa importante, e poi da lì parte un cammino che ha l'altra grande caratteristica che, siccome appunto guarda tutta la catena del valore, non guarda solo quello che fai tu, ma guarda anche quello che fai tu insieme ai tuoi fornitori, come dicevo, i fornitori, i clienti, le altre aziende, e quindi ti spinge ad allargare questo impatto a tutto il mondo con cui collabori, e quindi è una forza incredibile. E devo dire che in questo la cosa più bella è stata come ho ricevuto dalle persone dell'azienda. Cioè, credo che davvero sia stata negli ultimi anni la cosa più di impatto, che ha gasato di più le persone, che ha dato una motivazione, da cui le persone hanno tratto una motivazione fortissima, cioè su questo ce li hai a bordo tutti, perché stai pensando sembra banale dirlo, ma al futuro del pianeta e quindi al futuro nostro, dei nostri figli. Questo è un discorso, Alessandro, che abbiamo affrontato parecchie volte noi insieme e questo mi dà l'opportunità di parlare un po' dell'altro concetto, perché come hai detto, questo viene uno dei valori della famiglia che ha dato come impronta all'azienda. Come conseguenza tu cerchi di dare uno scopo all'azienda che sia funzionale ai valori che sono stati messi dentro e qualche anno fa, ormai non mi ricordo neanche più, sono 5, 6, 7, ci eravamo proprio trovati quattro amici al bar. Dove in realtà eravamo a casa di un amico comune a mangiare il gelato, ti ricordi? Dove abbiamo fatto questo ragionamento, che tra l'altro risponde anche a una delle domande, dice: ma facciamo fatica a trovare le persone, da mettere in un'azienda che dove ha la ricerca di così alto livello in una cittadina come Parma, no? E questa domanda ce l'eravamo fatta proprio allora. I quattro amici al bar erano Guido Barilla, Alessandro Chiesi, c'era Davide Bollati di Davines, c'era anche Paolo Andrei che poi abbiamo coinvolto in due ruoli diversi, il sottoscritto, dove ci interrogavamo proprio di dire: ma come facciamo noi ad attrarre i migliori talenti del mondo nel nostro territorio? Abbiamo un territorio magnifico, è la Food Valley, è la Motor Valley, dove ci sono posti bellissimi, ma dobbiamo anche creare un tessuto dove ci sia la scuola, dove ci sia la formazione per le persone, dove le persone possano vivere bene e essere in linea con quello che è la sostenibilità del pianeta. Convinti che in particolare i millennials, i giovani, sceglieranno le aziende più in funzione di quello che è lo scopo dell'azienda per la quale lavorano, piuttosto che per lo stipendio o per essere, che ne so, a New York o a San Francisco. Ecco, questa idea iniziale ci ha portato a costruire l'idea di Parma Io Ci Sto, di cui tu sei presidente, siamo ben felici che tu abbia accettato questo ruolo in comunanza con noi. Ecco, se ci racconti un po', io ho raccontato come è nato Parma Io Ci Sto, ma poi come da un'idea l'abbiamo fatto diventare una realtà. Certo. E come l'hai vissuta anche tu come persona, perché penso che sia stato un arricchimento notevole in questi. Beh, decisamente. Un secondo lavoro, però di nuovo con no, questa idea che c'è il doppio impatto. Fai il tuo lavoro perché in realtà vuoi influenzare anche l'altra parte, come hai detto tu. Da quattro amici al bar è nata un'associazione, perché è diventata un'associazione con 130 associati.
E quando abbiamo fatto, in realtà poi i quattro amici hanno avuto la fortuna di portare a bordo qualche compagno di viaggio che ci ha aiutato molto a costruire la strada, a costruire il percorso, perché era una strada, c'era un'idea che era, tra virgolette, si era abbastanza chiara, no? Della la visione, perché era quasi banale, no? Costruiamo sulle eccellenze e focalizzandoci sulle cose su cui possiamo fare la differenza. Facciamo gioco di squadra e cerchiamo di lavorare, no? Mettere insieme il privato, insieme al pubblico. Però la cosa poi in realtà non è così banale poi da far succedere. Quindi le persone che hanno fatto la differenza, un grande interesse, no? Ti ricordi che proprio alla vostra azienda in Dallara abbiamo una volta partita questa cosa, lanciata questa cosa al Teatro Regio con 200 persone che hanno firmato il manifesto, quindi molto bella, devo dire, da brividi in un certo senso. E siamo rimasti sorpresi, ti ricordi, anche da questa risposta. C'eravamo gente come Bernardo Bertolucci, a Platinette, a Rizzolatti, cioè veramente i personaggi di Parma che volevano fare qualcosa per le loro città, per i loro territori. È proprio così. E poi appunto il primo giro, no? Il primo roadshow, come si chiamano, per farci conoscere, per presentarci, per provare a spiegare che cosa volevamo fare, e in particolare quell'incontro con i sindaci della provincia di Parma, qui c'erano tutti, su 48 ce n'erano 47, se non vado a memoria, ma Sì, quindi la. perché uno è malato, ha mandato l'assessore. E tra l'altro mi ricordo benissimo quella volta che abbiamo fatto in Dallara, perché quando, nei nostri ragionamenti, che poi tu racconterai anche quali sono i petali su cui ci siamo focalizzati, non si può pensare di fare una cosa da soli come imprese, ma ci vuole l'istituzione. E lì ci siamo scervellati come coinvolgere l'istituzione. Adesso abbiamo perso Alessandro. Vediamo un po' se rientra, però intanto la racconto. Quindi ci siamo scervellati su come andare a prendere la politica ecco che arriva, come prendere la politica. E è stato veramente un dilemma perché era un attimo. Ecco, sei ritornato. Era un attimo scivolare sul discorso partitico, cioè essere dipinti di destra, di sinistra, di centro. Noi in realtà siamo apartitici, non ci interessa niente. E allora abbiamo scelto l'istituzione più vicina al cittadino, che è il sindaco. E abbiamo invitato appunto i 48 sindaci della provincia di Parma e con nostra sorpresa si sono presentati in 47. Quindi vuol dire che siamo andati a cogliere un bisogno della società civile. Io mi ricordo ancora il discorso che ho fatto quando ho detto, io mi emoziono essere qua davanti a 50 persone che in realtà ne rappresentano 600.000, che sono la popolazione del territorio di Parma. E quello ci ha dato veramente una grande forza di dire, forse ce la facciamo a partire e a far funzionare la baracca. E come l'abbiamo fatta partire? Raccontala un po'. E dopo che c'è stato anche un momento, no? Poi abbiamo scavallato, c'è stato un picco negativo quando hanno capito però che non volevamo fare sindaci, o fare un. Allora lì un po' tutta una parte della. Ok, allora cioè non ci interessa. No, e poi invece l'abbiamo fatta partire facendo. Allora, intanto abbiamo appunto definito una visione strategica, un piano strategico, se vuoi, quello ci vuole. Ed è uno dei, così, dei punti di forza che possono portare le imprese con la loro esperienza e il loro savoir-faire. Abbiamo creato quattro tavoli di lavoro tematici basati sulle eccellenze del territorio di Parma, quindi l'alimentare, diciamo il food e il buon cibo. In primis, che rappresenta più del 50% del nostro prodotto interno lordo provinciale,
ma lì dietro ci va la gastronomia, ci va l'alimentazione, ci va il vivere, il sano vivere, eccetera, quindi tutta una catena. La cultura. Scusa? L'agricoltura, cioè tutta la filiera. Pensiamo alle eccellenze che abbiamo, no? Abbiamo inventato le 4P, che poi sono diventate addirittura 5, no? Pane, pasta, pomodoro, prosciutto. Poi ci hanno aggiunto anche il pesce perché abbiamo scoperto di avere una piccola filiera nel settore delle conserve ittiche. La cultura e la musica, Verdi in primis, no? Riconosciutoci come un'eccellenza del territorio. Il turismo e il tempo libero che sono fondamentali, il tempo libero soprattutto, ma attaccato a quello il turismo che lo arricchisce anche dal punto di vista economico, fondamentali se vuoi puntare proprio al buon vivere, no? Per il territorio e per le persone che ci abitano, che lo vengono a visitare. E last but not least, l'innovazione e la formazione. La formazione che è una cosa di cui abbiamo bisogno come il pane, soprattutto, ma non solo, ma soprattutto in Italia, qualunque cosa tu fai, ivi incluso quello che stiamo facendo in questi giorni, appunto in questo nuovo modo di vivere e lavorare, hai bisogno di imparare cose nuove, di imparare modi di fare le cose e quindi, di nuovo, come un tema su cui investire. Abbiamo creato questi quattro tavoli, li abbiamo chiamati petali. E ciascuno di questi in ciascuno di questi uno dei promotori si è impegnato a creare una squadra di lavoro, possibilmente portando al tavolo sia la parte privata, come si diceva prima, che la parte pubblica, per definire delle agende comuni e creare dei meccanismi di lavoro comuni. E l'idea che era peraltro che ce ne potessero essere degli altri, dei tavoli in cui a guidare era invece il pubblico. Pensiamo alla sicurezza, pensiamo ai servizi sociali, pensiamo alle infrastrutture, eccetera. E alcuni hanno performato meglio, alcuni hanno performato più lentamente, le cose si sono rivelate tutt'altro che semplici, proprio da far succedere le cose, però su alcuni veramente possiamo dire che si è contribuito a fare cose che forse non si sarebbero fatte. O a cambiare passo, insomma, l'ultima cosa che purtroppo è partita e finita, Parma, capitale della cultura, capitale italiana della cultura, era una cosa che davvero poteva rimanere nel cassetto dei sogni, e invece, grazie proprio a un impegno, ed è solo un esempio, a un impegno proprio dall'inizio del progetto, dell'ideazione del progetto. Da parte dei privati a lavorare insieme al pubblico ha fatto scaturire non solo il fatto di aver portato a casa il titolo, ma di aver messo in piedi, credo, un programma e una modalità che obiettivamente, se uno poi va a vedersi le altre capitali italiane della cultura, beh, prometteva veramente bene. Poi, vabbè, è successo quello che è successo, speriamo Ah, adesso c'è l'idea di farlo andare fino al 2021. assolutamente. Una cosa che volevo aggiungere, Alessandro, su questa cosa qui, perché su Parma, città della cultura, ci abbiamo lavorato molto ed è nata anche un'altra considerazione che volevo portare a chi ci sta ascoltando. Ci siamo convinti che possiamo partire a cambiare l'Italia dai territori. Non possiamo pensare di partire dallo Stato centrale perché diventa troppo complesso far accettare dei modelli partendo dallo Stato centrale. Quindi l'idea è stata quella di partire nel nostro territorio, non essere gelosi e far copiare il nostro modello a chiunque si fosse presentato. Infatti ho tantissime che mi chiedono: Bergamo, io ci sto, Perugia, io ci sto, eccetera. Ma anche quando siamo andati a fare Parma, città della cultura, ci siamo trovati in 10 città in competizione e avevamo 2 ore ciascuno per parlare al ministero con 8 professori universitari che sceglievano. Ecco, una cosa che abbiamo fatto è stata quella di coinvolgere le città di Reggio Emilia e di Piacenza, che anche loro concorrevano, dicendo: se vinciamo, vi coinvolgeremo comunque
del nostro progetto, cosa che poi abbiamo fatto, cioè quindi quello che stiamo facendo lo stiamo facendo nel nostro territorio e lo stesso discorso lo stiamo cercando di allargare e anche questa è una novità, cioè di non essere gelosi contro un altro territorio, ma cercare di aggregarlo nel modello senza fargli ripercorrere tutti gli errori che abbiamo fatto noi, ma costruire su questo. E questo ci ha portato poi, parlo di un programma che è mio, dell'università, no? Che abbiamo fatto Food Valley, abbiamo fatto il discorso a Parma, dove tra l'altro chiesi come azienda e Parma Io Ci Sto come associazione ha fatto partire questo campus che viene a costare 12 milioni alla fine. Dove abbiamo piegato tutti i dipartimenti a fare qualcosa per il food. Siccome Parma può diventare la capitale del food mondiale, allora giurisprudenza, tu che cosa specializzi? Allora abbiamo fatto sofisticazione alimentare, ingegneria, packaging alimentare, medicina, alimentazione umana. E questo poi ci ha dato l'idea di far partire Mooner, che invece è il discorso universitario per la Motor Valley. E sto punto l'abbiamo fatto a livello regionale. Ci sono le quattro università dell'Emilia Romagna, le 10 aziende che lavorano sull'automotive dell'Emilia Romagna, ma è nato tutto da quest'idea di far, ed è brutto dirlo, in questo periodo di coronavirus, diventare contagiosi. Cioè di Certo. far funzionare la macchina in modo che chiunque possa beneficiare di questo, perché la nostra Italia è fatta da tanti piccoli territori, ciascuno con le proprie particolarità, ma farglieli tirar fuori e poi costruire su un modello che è unico. A me ha fatto molto piacere il ministro allora Franceschini, quando ci ha nominato Parma Città della Cultura, che ha detto l'elemento che abbiamo portato di novità, dice, noi non stiamo premiando una città, ma stiamo premiando un modello. E vorremmo che questo modello potesse essere sviluppato e portato anche ad altre città. E secondo me questo è un po' il discorso su cui stiamo lavorando, vero Alessandro? Assolutamente, noi abbiamo fatto anche qualche testimonianza perché sicuramente la cosa suscita interesse, qualcuno capisce, qualcuno ti guarda con due occhi così, dice, siete un po' pazzi, perché di nuovo poi non è semplice, però sono molto d'accordo, la partenza dal basso che no, ha tante declinazioni. Intanto le persone, cioè le persone che si impegnano, che si tirano sulle maniche e si impegnano a fare delle cose senza aspettare che ti arrivi qualcosa sempre, tra virgolette, dall'alto, no? E le persone con loro, le aziende o comunque le entità con cui e per cui lavorano. E questo è dentro allo spirito di Parma Io Ci Sto. Mi sento di dire dentro allo spirito di tante imprese del nostro territorio e non in generale in Italia, in realtà. Ci metti la tua faccia, ci metti, come dici tu, una delle cose più preziose che hai, oltre alla faccia, che è il tuo tempo, e poi fai un'altra cosa molto importante: fai un mezzo passo indietro perché accetti il discorso che poi insieme il team, la squadra, possa fare e quindi si rinuncia a un pezzo della tua libertà e del controllo per riuscire a far fare un passo avanti a tutta la squadra. E funziona anche in altre accezioni questa partenza dal basso. Prima si parlava di formazione, proprio voi a Fornovo avete lanciato un'altra iniziativa interessante, molto interessante, anzi, un unicum allora, che era l'Innovation Farm. Collaborazione tra scuola e impresa per rispondere di più e meglio, no, alla richiesta di formazione che il nuovo mondo del lavoro e anche forse quello da creare, no, pone. E da lì, di nuovo dal basso, lavorando aziende e scuola, è nato invece una catena di cose perché poi, per fortuna, le buone idee, le buone pratiche, quando le si conoscono, poi si possono espandere, diventano contagiose, come hai detto tu, e da lì è nata una catena, per cui poi è stata creata una food farm,
più recentemente una logistic farm, e ce ne sono un altro paio in cantiere, e non ci sono nel resto, è incredibile, ma non ci sono. E lì veramente hai le aziende, la scuola, le istituzioni che lavorano a qualcosa che acquisisce una propria entità e che permette di fare cose che la scuola italiana, soprattutto oggi come oggi, non riesce a fare, no? Far lavorare, penso a Food Farm, che è riuscita addirittura a creare proprio una, tra virgolette, società consortile in cui le aziende, la scuola fanno, formano i ragazzi, formano le persone delle aziende e producono, perché in quel caso se vuoi imparare a fare la marmellata, poi ti esce la marmellata, la producono, la vendono e con il ricavato finanziano di nuovo la struttura. Sono cose piccole, ma in realtà secondo me è grandissima, e lì c'è veramente tanta gente che ci ha messo tanto del suo, però di nuovo anche lì l'entusiasmo delle persone, l'entusiasmo delle persone dell'azienda, l'entusiasmo delle persone della scuola, E tutto. infatti noi una parola che abbiamo usato spesso, Alessandro, come ruolo di Parma Io Ci Sto, è stato quello di dire che noi facciamo gli accendini, non è che poi porteremo avanti la cosa, noi dobbiamo accendere il fuoco e poi deve poter funzionare senza di noi, perché non abbiamo, il nostro scopo non è fare la scuola, il nostro scopo non è fare la cultura, ma è fare in modo che parta il modello. E quello che diceva mio nonno sempre, no? Che tu sai che è più famoso che il filosofo della storia, che diceva: tu non sai quante cose si potrebbero fare se rinunciassi alla paternità. Cioè, noi non siamo gelosi di dire l'ho fatto io, cioè, anzi, diciamo: guarda, di che l'hai fatto tu. Il modello, prendilo tu e fallo funzionare. Ecco, questo secondo me è un altro grande segreto del successo di quello che abbiamo fatto. Cioè, rinunciare alla paternità, di dire guarda che sono io che l'ho fatto, perché tutti vogliono avere questa paternità, allora diamogliela. Però ricordiamoci che dietro la paternità ti porti anche la responsabilità di far crescere il figlio, eh? E quindi noi volentieri cediamo la paternità perché aiutiamo nella nascita, facciamo l'ostetrica, ma poi te lo fai crescere tu tuo figlio. Assolutamente. Alcuni stanno crescendo bene, poi bisogna vedere nel lungo termine. Sì. Un'altra cosa che ci abbiamo tantissime domande, io adesso le ho prese un po' così cercando di. Ma tu pensi, questo lo scrive il Dean della Bologna Business School, Max Bergami, dice: Parma è un'isola felice, ma è un territorio piccolo. Pensi che cosa possiamo fare per uscire nei territori vicini? Bisogna identificare degli interessi comuni e dei punti di forza da agire in maniera comune. Hai citato prima il discorso delle università. C'è una valley, la Motor Valley non sta a Parma, sta lungo la via Emilia, e quindi era evidente, poi che sia stato facile, credo di no, ma era evidente a tutti quale poteva essere veramente il vantaggio enorme di fare qualcosa insieme, perché quello diventava veramente unico al mondo e non te lo copia nessuno, perlomeno farà molta più fatica. Secondo me sono queste le cose da cercare. Certamente bisogna portare le persone a vedere appunto no, il guadagno che c'è a fare quel famoso mezzo passo indietro, a volte anche un passo indietro, perché se no, per i meccanismi che abbiamo, poi ci metti in mezzo la politica quando c'è, e senza, non voglio dire assolutamente male della politica, anzi, è una cosa importantissima, però bisogna indirizzare poi le cose nella maniera giusta. E trovare l'altra cosa, credo, trovare la motivazione nelle persone. Devi trovare delle persone giuste. Quando vai a parlare
A noi è capitato, no, ogni tanto andare in regione e, per dire lontani. Parma è sempre stata forse un po' negletta, di nuovo, senza fare polemiche, no? Ma, e però quando poi vai e parli con le persone giuste, nel campo della formazione, Patrizio Bianchi, che allora è una di quelle, ti aiuta. Cioè, capisce e ti aiuta a identificare un percorso comune. Certo, e poi hai toccato anche il tema della formazione adesso, che parlando dentro la Bologna Business School è un tema importante chiaramente, perché noi ci preoccupiamo sempre della formazione per creare le competenze, ma poi il ruolo della Bologna Business School e comunque di una business school in generale è di preparare chi dovrà gestire quelle competenze, perché questo è altrettanto importante. Perché se mettiamo tutte le tessere, ma poi nessuno riesce a metterle insieme, chiaramente abbiamo un problema. Come vedi il ruolo della Bologna Business School, che è l'unica business school che abbiamo in Emilia, quindi è bene che funzioni. Come pensi che possa aiutare nel diffondere questo tipo di modello e nell'arricchirlo anche? No, mi chiedi una roba, ma io credo che si debba aprire, cioè uno dei grossi vantaggi, sì, dei vantaggi strategici che abbiamo, no, è quello di creare network oggi come oggi, perché questo ti permette davvero di trovare, portare, confrontarti con le eccellenze e le esperienze dovunque. E trovare poi le risorse per unire, no, tutti i puntini che servono. Ecco, secondo me, quello che può fare una scuola come la BBS, se posso, con cui tra l'altro noi collaboriamo, è questo, no? Favorire questo confronto. Che è un confronto di idee, ma anche un confronto di persone, e le persone così si conoscono e poi lavorano insieme. No, stai cogliendo un punto importante perché con il Dean Max Bergami ne discutiamo spesso, no? E ogni anno, quest'anno purtroppo mi ha fatto poco, ma ogni anno facciamo un ritiro di 2 o 3 giorni, tutti i direttori dei master, i professori, per scoprire dei territori. E siamo andati in Israele, siamo andati in Germania, ma la scoperta più incredibile è stata la Via Emilia. Cioè, noi ci siamo fatti 3 giorni a scoprire delle aziende meravigliose nella Via Emilia e non abbiamo lo storytelling, non abbiamo un modo di raccontare queste cose. Allora penso che veramente la Bologna Business School possa essere utilissima per collegare tutti questi punti, tutte queste eccellenze. Diventare anche lo storyteller tra l'altro, sì, di questa valle, se valle si può chiamare, Sì. che ripeto, è unica, e lo stiamo vedendo anche nell'attuale situazione. Davvero è un sistema che funziona, ed è un sistema fatto soprattutto da persone che ci sono. Generalizziamo, per carità, però, da persone che si tirano su le maniche davvero, da un lato, ma dall'altro davvero puntano all'eccellenza sempre e non si fermano davanti alle difficoltà, trovano, no, le soluzioni diverse. Certo, beh, sicuramente questo qui è un punto mo molto bello e lo dico ai miei colleghi della Bologna Business School che ci stanno seguendo, su cui dovremmo ragionare. E siccome noi abbiamo Instagram che ci taglia dopo un'ora, quindi abbiamo ancora 6 o 7 minuti massimo, ti volevo fare una domanda. Giustamente. Com'è? Dopo un'ora dice questo camminetto lo finiamo lì. No, la cosa che ti volevo chiedere è che ho fatto un po' a tutti, cioè tu cosa hai imparato da questa crisi e che cosa farai di diverso domani che quindi consigli anche agli altri di fare a fronte di quello che hai imparato da questa crisi? Ho imparato, ammesso che ci fosse bisogno di farlo, innanzitutto la
Io sono sempre stato convinto, sono convintissimo che la differenza la facciano le persone e che le persone vadano messe nelle condizioni di lavorare e poi di, no, portare avanti le cose in maniera, cioè sentendosi owners, i proprietari del loro pezzo e quindi del risultato di insieme. E devo dire che questa situazione, no, che ci ha costretti a lavorare diversamente, a lavorare senza vederci, a lavorare, diciamocelo, fidandoci molto di più delle cose, no? E stando focalizzati sulle cose, eccetera, beh, secondo me ha dimostrato davvero che è quella la strada giusta, che passiamo un sacco di tempo a fare dei pezzi che non serve fare, no? L'uso del tempo in maniera efficace, quindi di nuovo focalizziamoci sulle cose importanti, semplifichiamo perché oggi, cioè, lavorando così è fondamentale. E poi banalmente, no, il fatto che esistono modi diversi di fare le cose, no? Ogni volta si dice sarebbe importante fare budget a base zero, cioè mettiamoci lì e ragioniamo su cosa è importante continuare a fare, cosa invece potremmo cambiare, fermare. E beh, questa situazione ci ha accelerato questo processo in maniera incredibile. Sarebbe veramente un'occasione persa se fra 12 mesi da oggi fossimo tornati indietro o avessimo, come dire, no, tirassimo per tornare indietro da dove eravamo. Io non credo che sarà così, ma credo anche che ci vedo anche proprio l'opportunità per pensare a cose diverse e cose nuove. E, tra l'altro, banalmente, tra le altre cose, no, la dico perché è importante per noi, no? La questione tra le questioni della sostenibilità, la questione ambientale, un'agenda che era molto presente, no, ultimamente, che era diventata una grossa urgenza e che rischia di passare un po' in secondo piano, purtroppo, vista la crisi che insomma, abbiamo davanti. E invece, anche qui, non so se hai visto la mappa del mondo di qualche settimana fa, no? I cieli erano azzurri, tra virgolette. Di nuovo, dalle crisi si possono imparare delle cose che sono positive, che funzionano altrettanto bene se non meglio, e che ci portano dei vantaggi, e quindi su tanti aspetti. Quindi, e poi Due parole sul nostro progetto Chilometro Verde, così chi passa in autostrada da Parma un giorno lo capirà. questo è un altro dei progetti che si stanno portando avanti come sistema. L'idea è di rimboschire il territorio di Parma, perché questa è una delle cose importanti per la sostenibilità dell'ambiente, del territorio e quindi anche per le persone che ci abitano. E emblematico, quindi le aziende, l'idea e così il fattore emblematico sarà, speriamo, se lo completeremo, quando se lo completeremo, questo chilometro verde, come l'hai chiamato tu, che in realtà sarebbero 11 chilometri di autostrada, di fronte autostradale, in cui l'idea è di creare appunto un bosco che sostituisca le barriere antirumore I depuratori. curatori, eccetera, e che diventi l'emblema però di una cosa invece diffusa, no? Per cui, perché questa cosa, quando è stata di nuovo conosciuta, capita, ne è stato colto il potenziale, immediatamente ha attirato anche le aziende o operatori che non erano sul fronte autostradale, anche dall'ARA si è interessati, cosa? Perché è troppo bella, in effetti. Abbiamo Noi siamo a 30 km dall'autostrada, eppure faremo il nostro bosco anche noi, quindi. Tra l'altro abbiamo delle realtà proprio nel nostro territorio che sono anche queste uniche e in qualche maniera eccellenti. No, abbiamo un caso noto ormai a livello nazionale, Bosco Spaggiari, di una famiglia che ha deciso invece di fare case, per esempio, di rimboschire un'area.
E di nuovo è qualcosa, dimostra, è un piccolo esempio, ma dimostra che si può fare. Diventa un esempio. Sono convinto anch'io e anche per dare una risposta, visto che c'erano un po' di domande molto veloce sul fatto di far conoscere quello che si sta facendo, noi penso che farlo come territorio sarà troppo complesso. Noi lo potremmo fare con le nostre aziende, perché le nostre aziende sono nel mondo e quindi voi l'avete visto anche nelle pubblicità del Parmigiano Reggiano, nella pubblicità della Barilla. Sono le aziende che portano il territorio nel mondo. No, dobbiamo smetterla di pensare che sia il territorio che si vende nel mondo. Saremo noi come aziende perché ne avremo doppio vantaggio, uno per noi come brand e l'altro come azienda. Bene, io ti ringrazio molto, Alessandro, devo proprio chiudere, voglio solo dire grazie.